80. Con quello di domenica saranno 80 i Gran Premi di Formula 1 disputati sul leggendario circuito di Monza. Sono le ultime ore per la corsa ai biglietti. Si possono acquistare direttamente agli ingressi, ma la biglietteria online di www.montanet.it e i rivenditori autorizzati di Listicket Lottomatica sono gli unici posti dove si possa reperire un biglietto di tribuna, e solo fino a venerdì sera. È troppo tardi, potendoselo permettere, per assicurarsi un arrivo in elicottero alle spalle del paddock. Ci si accontenta del treno o dell'auto. Sono pronte linee di bus navetta gratuiti che porteranno i tifosi dalla stazione di Monza e dai parcheggi istituiti ad hoc fino al cuore del Tempio della Velocità. Il piano di circolazione alternativa è ormai pronto per gestire l'enorme flusso di tifosi. I motori sono ancora spenti, ma è un Gran Premio che è già partito. Le vetrate a specchio delle hospitality dei team affollano già il piazzale dei paddock. Compaiono le prime chiassose compagnie di tifosi, come le bancarelle e gli stands spuntano uno dopo l'altro. Il Formula 1 Village prende corpo piano piano alle spalle della tribuna centrale. Il padiglione dedicato all'Expo 2015 si riempie di alberi da frutto. Le salette di rappresentanza non sono mai state così lucide e perfette. Come le 79 volte precedenti, anche quest'anno Monza vuole brillare, quando gli occhi del mondo saranno puntati su di lei, quando il primo motore farà vibrare le vetrate della palazzina box e il cuore degli sportivi.